TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Caro saluto, buonasera, benvenuti al telegiornale di Teleregione Live. Iniziamo con la cronaca giudiziaria. È stata confermata anche in appello la condanna all'ergastolo per Francesco Baingio Douglas Fadda per il femminicidio della compagna Zenga Krejcikova, avvenuto a Sorso nel 2020, questo pomeriggio a Sassari. La lettura della sentenza, c'era per noi Emanuela Muzzo. Conferma della pena all'ergastolo, così la Corte d'Assise d'Appello di Sassari si è pronunciata nei confronti di Francesco Baingio Douglas Fadda, il 48enne sassarese già condannato in primo grado per il femminicidio della compagna Zenga Krejcikova davanti alle figlie gemelle di lei di soli 11 anni. Omicidio avvenuto il 15 febbraio del 2020 in un bar di Sorso, dove Fadda prima coltellò la donna, poi la caricò in auto insieme alle sue figlie per poi abbandonarla agonizzante in un appartamento vicino alla guardia medica di Ossi, dove i soccorritori non riuscirono a salvarle la vita. Fadda ha assistito alla lettura della sentenza, questa volta infatti era presente in aula, la prima da quando si è aperto il processo d'appello, ma non ha consentito ad essere né ripreso né fotografato. La Corte, presieduta da Giovanni De Logu, ha dunque accolto le richieste della procuratrice generale Roberta Pischedda, che aveva chiesto anche la conferma dell'aggravante della premeditazione. Fadda inoltre è ritenuto responsabile di sequestro di persona della vittima come delle bambine e di tortura. Stesse richieste anche per le parti civili, Teresa Pes, legale della madre della vittima, e Pietro Diaz, delle due bambine. Credo che non ci fosse la possibilità di una riforma della sentenza, quindi era prevedibile che sarebbe stata confermata per questo motivo. Insomma. Nella sua arringa difensiva, il legale di Fadda, Lorenzo Galisai, ha parlato invece di un processo che ha seguito un'unica direzione, privo di approfondimenti su testimonianze e accertamenti scientifici sull'arma del delitto. Fadda, infatti, ha sempre sostenuto che Zenga si fosse ferita da sola cadendo su un coltello da cucina che lei stessa aveva in mano. Preferivamo, ripeto, un approfondimento dal punto di vista scientifico dei bui che l'istruttoria di primo grado ha lasciato. Adesso valuteremo naturalmente le telemotivazioni, se sarà necessario e possibile fare un ricorso in Cassazione. E parliamo adesso dell'omicidio di Esperino Giobbe, allevatore di 73 anni, assassinato il 17 ottobre 2020 nella sua azienda di Sufili Gaurotelli. Il PM Andrea Ghironi, oggi davanti ai giudici della Corte d'Assise di Nuoro, ha chiesto la condanna all'ergastolo nei confronti di Gian Michele Giobbe, 41 anni, sotto processo per l'omicidio dello zio Esperino proprio. Indagato anche un altro nipote della vittima, testimone nel processo, per lui il PM ha chiesto la trasmissione degli atti in procura per falsa testimonianza. Arresti in 8 regioni d'Italia, coinvolta anche la Sardegna. Ad operare alle prime luci dell'alba di oggi i carabinieri del comando provinciale di Bari, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 12 persone accusate di appartenere ad un sodalizio criminale operante nei quartieri San Pio, Enziteto, Santo Spirito e Palese di Bari, dedito alle estorsioni con modalità mafiose. E ancora la cronaca, due giovani sono finiti in manette per aver pestato brutalmente un 22enne di Quarto al Poetto, lasciandolo a terra privo di sensi. Il ragazzo ora in gravissime condizioni e in rianimazione al Brozzo. Le indagini intanto sono ancora in corso e i due responsabili attendono la convalida dell'arresto nel carcere di Uta. I dettagli da Mauro Loddo di UTG. Sarebbero futili motivi dietro il brutale pestaggio avvenuto la notte tra sabato e domenica nella zona dello stabilimento balneare Il Lido al Poetto di Cagliari. Un 22enne di Quartu è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Brozzo, intubato. I carabinieri, dopo rapide indagini, hanno arrestato due giovani, Francesco Carta e Nicola Loddo, di 31 e 22 anni, accusati di tentato omicidio aggravato, denunciati a piede libero anche due ragazze per omissione di soccorso. Secondo la ricostruzione del nucleo radiomobile dei carabinieri, l'aggressione è stata violentissima. Il 22enne è stato colpito con calci e pugni, ma, secondo le testimonianze dei presenti, i due ragazzi ritenuti responsabili avrebbero continuato a inveire sulla vittima anche quando aveva già perso i sensi. Le due giovani presenti invece non avrebbero fatto nulla per fermare l'aggressione, allontanandosi poi con i due in auto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, che è riuscita a stabilizzare il 22enne e portarlo d'urgenza all'ospedale Brozzo, nel reparto di rianimazione.
I carabinieri, vista la gravità del fatto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e rapidamente sono risalite ai responsabili, rintracciandoli a Quartu. Ora Carta e Loddo sono in carcere a Utta in attesa della convalida dell'arresto prevista nelle prossime ore. Gli investigatori, che indagano sul movente, al momento sono convinti che la furia dei due aggressori sia stata scatenata da futili motivi, ma la violenza del gesto non esclude altre piste. Grande cordoglio nell'isola per la morte del fumettista Graziano Riga, il cui cadavere è stato recuperato nella notte tra sabato e domenica al Poetto di Quarti in località Margine Rosso. Graziano Riga, 71 anni, viveva da tempo ad Olianova. Nessuna autopsia è stata disposta, ma solo l'ispezione del corpo, da cui non sono emerse tracce di violenza o particolari ferite. Era conosciutissimo nel mondo del fumetto italiano, era stato direttore negli anni 70 della rivista Underground Gong e aveva aperto con un gruppo di aspiranti fumettisti, oggi disegnatori di testate come Dylan Dog e Tex, lo studio Origa. È la sua la creazione della testata Fumetti d'Italia e del personaggio Videomax. E momenti di terrore ieri pomeriggio a Sassari per una rapina a mano armata. Intorno alle 15 un uomo con il viso travisato dagli occhiali scuri e il cappuccio della felpa è entrato nella tabaccheria Manis in corso Trinità, in quel momento vuota, e ha puntato una pistola in parte nascosta da un sacchetto di carta davanti al viso della donna dietro il balcone, intimandole di stare zitta. Dopo aver preso i soldi che c'erano in cassa, poco più di 500 euro, si è guardato intorno alla ricerca di qualcos'altro, ma ha subito desistito ed è uscito. La sua azione è stata però ripresa dalle telecamere della tabaccheria e altre dall'esterno. E ora le immagini sono al vaglio della Polizia di Stato che indaga sull'accaduto. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo di trasporti. Attesa per il prossimo mercoledì la visita degli ispettori dell'ENAC e del Ministero delle Finanze alla società di gestione dell'aeroporto di Cagliari. I controlli potrebbero riguardare la futura procedura di privatizzazione dello scalo, e domani la società di gestione dello scalo di Cagliari insieme alle società di gestione degli scali di Olbia e Alghero saranno audite in commissione trasporti alla Camera. Ce ne parla Stefania Costa. Ufficialmente è un controllo ordinario, una verifica amministrativa o contabile di routine, ma potrebbe celarsi ben altro dietro la visita degli ispettori dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, l'ENAC, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla SOGAER. La verifica, prevista per il prossimo mercoledì 21 a Cagliari, è stata annunciata nei giorni scorsi ai vertici della società che gestisce l'aeroporto cagliaritano. Gli ispettori vaglieranno gli atti amministrativi, le consulenze e la stessa concessione aeroportuale, e potrebbero spingersi fino alla procedura di privatizzazione, che potrebbe portare lo scalo di Elmas a entrare a far parte della rete F2I. Il fondo di investimento, che ha già la maggioranza di Olbia con GEASAR, Alghero con Sogeal, e che nel 2021 è subentrato nelle quote detenute da Lisarda nella SOGAER di Cagliari con lo 0,2%. Nulla di misterioso celato. L'ultimo bilancio della società di gestione dello scalo di Cagliari svela le affinità con F2I. Nei primi mesi del 2022, al fine di valutare possibili percorsi di sinergia e integrazione con le società di gestione degli altri aeroporti della Sardegna, si legge nel bilancio, il consiglio di amministrazione della società ha deliberato l'apertura di un tavolo con F2I, partner infungibile, ovvero non sostituibile, in considerazione della connotazione geografica del territorio. La SOGAER dunque mette nero su bianco anche le intenzioni future. Nella convinzione che un percorso di integrazione, si legge ancora nel bilancio, possa agevolare lo sviluppo dell'intero sistema aeroportuale regionale, rafforzando le prospettive di sviluppo dei tre scali, secondo la valenza strategica di ciascun aeroporto, sono state avviate tutte le attività propedeutiche all'operazione di integrazione, comprese le attività di due diligence. E potrebbero essere proprio queste sinergie, insieme alla valutazione della situazione economica finanziaria al centro dell'ispezione dei funzionari dell'ENAC e del Ministero. Sinergie che nelle prossime ore saranno anche al centro di un altro incontro, l'audizione alla Commissione Trasporti della Camera con oggetto le prospettive della mobilità verso il 2030, a iniziare dalla continuità territoriale e che prevede la convocazione di F2I e quindi delle società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero e anche della SOGAER per Cagliari Elmas. E intanto resta e pesa il no dell'ENAC alla fusione degli aeroporti. E continuiamo a parlare di trasporto aereo perché domani è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo, aeroportuale e dell'indotto. Nel sito dell'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, è possibile consultare i voli garantiti e le fasce tutelate, ovvero quelle comprese tra le 7 e le 10, le 18 e le 21.
Sabato scorso al porto di Olbia è andato in scena il battesimo ufficiale di Moby Fantasy, la nuova ammiraglia, la 23ª nave della compagnia della famiglia Onorato. Ce ne parla Gian Domenico Mele.